innanzitutto dopo la sosta come sta la squadra dal punto di vista tecnico, cioè fisico, chiedo scusa, ma anche dal punto di vista insomma mentale. Mentale quando non si gioca, insomma, è tenere alta la tensione, avere l'adrenalina è un po' più complicato, però la squadra sta bene, abbiamo avuto un buon periodo per lavorare, tutti in perfette condizioni, quindi dal punto di vista fisico ci siamo e anche dal punto di vista mentale dobbiamo riprendere il nostro cammino. Si riprende vista con la regina che nell'ultimo mese rispetto al primo mese ha fatto qualche punticino in più come risultati. Sono i famosi momenti del campionato. Il primo mese ha fatto uno bello, uno così così, adesso. No, beh, sul discorso dei rendimenti, noi in questo ultimo periodo, già ne abbiamo parlato diverse volte, analizzo le prestazioni e le devo analizzare in un certo modo perché senza farsi condizionare poi troppo dal risultato, vedo anche il rendimento delle altre squadre, io vedo, insomma, per parlare della Regina, una squadra che nell'ultimo periodo fatto grandi cose, una squadra molto molto esperta, una squadra che ha vissuto, che sa gestire le situazioni, un ambiente molto caldo e una squadra, ecco, matura, che sa quello che deve fare e quello che vuole, perché il vissuto lo aiuta a gestire questi momenti. Noi veniamo comunque da buone prestazioni e la squadra sta anche bene fisicamente. Ecco, oggi parlando con l'avvocato di Reggio, che mi ha chiamato, di Reggio Calabria, mi dicevano non ci fidiamo di questa Cremonese, dicevano i giornalisti in studio, perché analizzando le ultime 5 partite ci sono almeno 3 punti in meno, quindi Brescia, la sconfitta di Brescia e anche il pareggio di Pordenone. Per cui dicono loro vanno 7.000 e passa persone, mi diceva più o meno, però in casa fanno fatica, dice abbiamo delle difficoltà soprattutto in casa. È vero oppure no? Il rendimento è molto simile a quello che hanno fatto in casa e fuori, anzi molto uguale, assolutamente uguale, al di là poi del tipo di gioco. Per noi invece è una bella sfida perché l'ambiente deve essere molto stimolante per tutti noi perché troveremo un ambiente caldo, un ambiente vivo, 7.000, 8.000, non so quanti saranno, però il 3.000 è stato storicamente comunque un'arma in più per le squadre. Da quando insomma nel passato c'è il campionato di Serie A, di Serie B, adesso c'è il giusto entusiasmo, quindi per noi è una bella sfida, deve essere anche presa con il più giusto perché l'ambiente che trascinerà la propria squadra evidentemente deve essere anche per noi un valore aggiunto perché mi piace vedere i miei, soprattutto tanti ragazzi, di affrontare questa partita con quella personalità giusta. Sì, mister, ha approfittato della sosta per fare un allenamento congiunto con il Padova domenica scorsa. L'ho voluto lei per mettere benzina nelle gambe di chi ha giocato un po' meno. Abbiamo visto, è una domanda, e poi abbiamo visto che quelli che hanno giocato di più nel campionato si sono riposati. Cosa si è portato a casa da quella partita barra allenamento? Perché poi anche le condizioni non erano le migliori, quindi. No, per noi dare continuità al lavoro, piace fare le partite, anche perché la partita è un test importante, al di là degli allenamenti continui tra di noi, quelli che non hanno giocato non hanno preso parte alla gara, ma non hanno riposato, si sono allenati, hanno messo un altro carico di lavoro e le partite danno indicazioni, mi danno molte indicazioni, indicazioni per renderci conto anche di tutto il gruppo. È stato un buon test, mi è piaciuto perché l'atteggiamento di fare queste partite non è mai semplice, la voglia di giocare per vincere, la voglia di fare le nostre cose contro una squadra di spessore. Però dare continuità al lavoro, perché tante volte abbiamo detto di una rosa molto ampia e tutti hanno bisogno di avere quella giusta anche abitudine alla gara che purtroppo tante volte non, cioè, rischiano di perderla stando fuori. Della regina che cosa ti, cioè,
è lì non per caso, ha la migliore difesa del torneo, una squadra che prende pochissimi gol, non ne segna tantissimi, ma ne prende, è quella che ne ha preso di meno finora. Lei qual è la cosa che temi di più, la caratteristica della Regina che temi di più? Ma quello che dicevo prima, essendo una squadra che ha vissuto in tutte le parti, con giocatori che hanno alle spalle campionati di Serie A, campionati di Serie B, tanti campionati, una squadra con una grande esperienza, e anche momenti di flessione della partita li riesce a gestire con una certa maturità, una certa serenità. È una squadra che sa che quando va per far male, crea il giusto, e quando in aria ha giocatori forti, giocatori che hanno fisicità, giocatori che hanno vissuto, e ripeto, anche quella fisicità che gli permette di essere presenti in aria. Quindi è una squadra che quando in aria avversaria ovviamente diventa pericolosa. E a proposito dell'amichevole, mister, il Gaetano regista basso, non dico che il Miracolò ha un problema, c'è un caso Gaetano, nel senso che stai provando a ridefinirgli la posizione, a trovargli un futuro, a trovargli un posto che sappia esaltarlo senza mandarlo troppo in difficoltà, è stato un esperimento così o una cosa che potresti provare in campionato? No, devo creare il futuro, devo lavorare il nostro futuro, il futuro della Cremonese, il futuro è Reggio. Io credo che Gianluca possa ricoprire tanti ruoli perché ha qualità, anche la giusta fisicità per farlo, però la cosa che spicca di più è quella qualità di utilizzare due piedi, di avere anche una visione di gioco. E tante volte, insomma, con noi e quello che abbiamo visto, le cose migliori le ha fatte quando ha giocato dietro la punta, e a ridosso di Ciofani, a ridosso anche di Carmine, di Strizzolo, però perché non avere e provare, ecco, anche tante volte queste partite servono a dare questo tipo di indicazioni, avere un'alternativa in mezzo al campo e in grado di poterlo fare. Assolutamente, non come alternativa, perché è un ruolo che è in grado di poterlo ricoprire. E intanto hai trovato il gol, al di là della disputa con Ciofani, se l'ha toccato o meno. L'ha messa lui, è arrivato tante volte alla conclusione, ho la possibilità di concludere in porta, e ha anche il tiro da fuori, può farlo con entrambi i piedi, una cosa non... Quando non c'è spazio tra le linee, soprattutto quando si schiacciano gli avversari dentro la propria metà campo, quel ruolo è un ruolo molto particolare, perché rischi di uscire fuori dal gioco e sembra che uno sia stato evanescente, quindi magari togliere un po' dalla pressione di quel tipo di gioco, pressione avversaria. Ma io credo Gianluca al di là è pronto per ricoprire quel ruolo con assoluta serenità. Mi riaggancio un po' al discorso che facevo adesso Ivan su Gaetano. Credo proprio Ivan ha scritto sulla provincia che Mister Pecchi è quello che cambia più formazioni durante, ha cambiato tantissime formazioni. Tutte. Succederà anche questa volta. Ma guardate, io veramente non mi ricordo la formazione della partita precedente, quindi non mi sembra una sfida con voi. Credo anche l'anno scorso, pur avendo delle situazioni, ma potrei anche ripetere la formazione di domenica contro la Spalla, quindi non c'è poco da aggiungere. Ma è colpa di Ivan. Sui numeri. Sì, mister, durante questa sosta sono andati via i ragazzi in nazionale, bene o male hanno trovato spazio tutti. Volta anche Fagioli, come li ha ritrovati e se preferisce preservarli, magari visto che adesso poi si riparte e non si finisce più fino al 2022? Intanto è diverso il discorso rispetto all'ultima volta, a parte dalle mura che ha potuto anche giocare e mettere un po' minuti nelle gambe. Fagioli l'altra volta era stato praticamente completamente fermo, e mentre questa volta ha fatto più di 60 minuti, anche di buon livello, e Occoli
anche questa settimana ha lavorato completamente con la squadra, quindi una gestione diversa rispetto all'ultima volta, sono tutti a disposizione, ma ancora adesso che riusciremo a giocare, almeno nella prima parte, a distanza insomma un ciclo settimanale normale, non mi sembra che ci debbano essere tanti tipi di gestione. Poi quando saremo più dentro, allora la situazione evidentemente cambierà in maniera. I numeri, almeno uno l'hai cambiato sempre. Una volta a Monza non stavo bene ancora, io sono probabilmente vesticolato. Con la Spagna stavo bene Fagioli, se non avresti potuto, ricordiamo un aiuto, anche lui prima della partita non è stato bene. Al di là di Vicenza, che è stato dopo Perugia, 7 cambi nei titolari, il discorso è un po' più inserito, un altro discorso più lungo, nel senso che è stato fatto un confronto, ad esempio, tra Pirlo e Allegri, dicono la Juventus quest'anno cambia troppo come Pirlo, e anche però in un contesto di squadra di lavoro che è partito lo scorso dicembre, cioè non è una novità che scopriamo da giugno o da settembre, va inserito in un contesto diverso, cioè non è una novità che tu ogni partita fai un certo tipo di gestione, al di là poi degli infortuni che capitano. Per cui la domanda era se questa strada funziona, perché non abbiamo la prova che tenendo sempre gli stessi 11-7 partite di fila arriveranno i risultati, non lo so. Ma visto il lavoro che stai portando avanti da dicembre, la domanda era perché cambiare, voglio dire, visto che l'anno scorso ti sono mancate le 17 partite che stai facendo adesso sostanzialmente. Ma io sul discorso del cambiare, ognuno ha il proprio metodo e quindi al di là dei nomi fatti prima o della gestione degli eventuali paragoni. Il cambio è perché abbiamo voluto una rosa fatta in questo modo e anche cambiare degli interpreti e il livello di prestazione deve continuare ad essere alto, perché mi piace tenere il gruppo sempre vivo, sempre alimentato e giocarsi le chance domenica dopo domenica per tutti, e anche il tipo di gerarchia deve essere, sì, è una gerarchia meritocratica. E quindi solo esclusivamente per questo. Io credo che a lungo andare questo tipo di gestione anche l'anno scorso ci ha permesso di avere tanti giocatori sempre a disposizione, tutti dentro anche con la testa, anche i cambi tante volte e quasi sempre sono stati determinanti, quindi la porta della formazione per me è aperta, come dicevamo, è una porta che si entra e si esce, ma è girevole, e quindi non... tutto qua c'è poco da aggiungere. Con davanti un attacco pesante, quindi Calavino e Montalto, dico. Anche se loro puntano molto su Bellomo, che dicono che sarà l'uomo più difficile da controllare, è vero oppure... Sì, e hanno il reparto offensivo, sì, pesante, ma hanno tutti struttura perché Calabino, Montalto, con Menez, tante volte hanno giocato con Menez dietro Calabino, che ha meno struttura ma più qualità, più estro, e tante volte la qualità o anche una certa dose di energia con Bellone e Rivas sulle fasce. Le alternano e questo non lo so quali saranno i motivi di Alfredo, quindi... il mio ex compagno farà le sue scelte. Chiaro, noi abbiamo, so quello che hanno fatto nelle ultime partite, quello che possono dare, ma è una questione di caratteristiche. Giocare con Calabino e Bellomo dietro hanno un tipo di caratteristiche, giocare con Bellomo e in fascia, oppure giocare con due punte centrali come Calabino e Montalto, hanno altre determinate caratteristiche. Noi dobbiamo pensare al nostro tipo di atteggiamento, questo è... Su questo posso incidere, ma sul resto, sulle scelte dei colleghi, evidentemente non posso, non so come la possa pensare. Io sulla formazione, perché col Padova sembrava che fosse più appunto un 4-2-3-1, anche 4-4-2 con Vito che stava spesso quasi di fianco a Cioffani, anche se spesso anche con Gaetano abbiamo visto che in fase di non possesso il trequartista pressa molto, quindi sono quasi due punte. Lei pensa di puntare più su quello o di tornare al 4-3-3 ultimamente se l'ha visto un po' di più? Guardate, noi su questo anche lo stile della squadra. 4-3-3, 4-2-3-1
Sicuramente non faremo mai, almeno questo è 3-5-2, non ci presenteremo su un tipo di, poi probabilmente dopo Natale o Natale, ma questa è la linea della squadra è in grado di poter utilizzare il 4-3-3, 4-2-3-1 in base tante volte al tipo di uomini che scelgo, al tipo di giocatori, chi è nelle migliori condizioni e poi avere un vertice alto, un vertice basso non deve stravolgere il modo di essere della squadra. So che in alcuni momenti il modulo 4-3-3 ci ha dato delle cose in più rispetto al 4-2-3-1, in altri momenti è stato più efficace il 4-2-3-1, quindi avevamo bisogno di portare più uomini in aria in un certo modo, ci siamo riusciti tante volte anche nell'ultima partita a Pordenone e l'abbiamo fatto molto bene. E con alcuni giocatori un modulo è più congeniale alle proprie caratteristiche, con altri è meglio un altro tipo di modulo. Quindi sicuramente queste saranno le possibilità, 4-3-3 o 4-2-3-1. Nel senso che in questo periodo a livello realizzativo sta facendo un po' fatica, però anche con la spalla abbiamo visto che ha lavorato molto spalla alla porta. Secondo lei cosa si può fare per far sì che arrivi più in alto al tiro? Perché anche con la spalla... più che lottare con Vicari non poteva fare, non ha avuto neanche l'occasione di tirare, quindi anche le colpe che gli si possono dare sono limitate. Samu deve continuare a lavorare come sta facendo quotidianamente e noi dobbiamo insistere a ricercare alcun tipo di giocata, accompagnarlo nelle situazioni. È chiaro che io sul lavoro, sull'atteggiamento è posso dire nulla perché sono molto contento perché si è inserito alla grande in questo tipo di contesto e deve continuare solo a lavorare, stare sereno e vivere le partite come le sta facendo. Pordenone ha avuto tante situazioni in cui veramente quando si dice veramente la buona sorte non l'ha aiutato perché tante volte quelle situazioni vanno dentro perché per palle sporche, palle situazioni in cui è stato sfortunato e la partita con la spalla, come già detto, abbiamo fatto un quarto d'ora di alto livello e poi non ci sono stati grandi ritmi, quindi neanche la squadra l'ha potuto aiutare. 4-2-3-1, diciamo, punta sul lavoro dei tre più che dell'uno, quindi l'attaccante deve creare spazio, sostanzialmente il discorso tattico è quello, cioè in una squadra che fa 4-2-3-1 conta molto di più chi ci va intorno all'attaccante. Cioè, la logica mi sembra quella poi. Ma l'attaccante è sempre in difficoltà, con qualsiasi, sia Cioffani, sia Ronaldo, faccio degli esempi. Cioè, l'attaccante in un 4-2-3-1 è sempre lì, mentre gli altri tre sono quelli decisivi. Ma infatti poi dipende anche anche dall'avversario, dalla disposizione dell'avversario, dall'atteggiamento dell'avversario, da come si dispone, da come interpreta la partita e sul discorso dei due col vertice alto, vertice rovesciato, è vero, tante volte se l'uomo che gioca, il trequartista, non solo i due che sono esterni, ma l'uomo sotto la linea della palla non riesce a trovare spazio, ci schiacciamo e non riusciamo a trovare, perdiamo due uomini, perché le linee di passaggio le perdiamo e a quel punto ricade tutto su due giocatori esterni. Dipende dal... Io tante volte l'abbiamo fatto in un modo o nell'altro e ci ha dato buone soluzioni. La squadra deve saper lavorare in entrambi i moduli, noi lavoriamo quotidianamente su questo, quindi... domani abbiamo ancora una giornata per rifinire, ma io credo che la squadra in entrambi i casi debba ritornare ad avere un ritmo ancora più alto, questo al di là poi della disposizione in campo.